parte della moneta. Perché nessun politico, nessun deputato, nessun senatore ha portato in discussione il disegno di legge che sta al Senato da due legislature. E noi con questo disegno di legge abbiamo detto 50 parole. 50, per scrivere quelle 50 parole ci abbiamo messo 30 anni e più dentro all'università a lavorare. E le parole sono queste. Ve le voglio ripetere, perché già le abbiamo dette in altre occasioni. Due articoli. Articolo primo, 20 parole. All'atto dell'emissione la moneta nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca Centrale allo Stato. Benissimo, questa norma si può benissimo adattare all'euro, solo che bisogna cambiare, al posto della parola cittadino italiano bisogna mettere cittadini europei. Benissimo, allora i popoli europei vanno dichiarati proprietari dell'euro. Perché se questa dichiarazione non viene fatta e se non si integra il trattato di Maastricht dichiarando che l'euro è di proprietà dei popoli, noi ci andremo a indebitare inutilmente, cioè senza contropartita, nei confronti dei grandi usurai che stanno alla Banca Centrale Europea esattamente dello stesso livello di tutti i grandi usurai che stanno ai vertici di tutte le banche mondiali.